Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta al fumo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta corta, pancetta affumicata, provola affumicata, panna da cucina, salsa di pomodoro, olio, peperoncino, prezzemolo tritato, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la provola affumicata e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Mettiamo la provola momentaneamente da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno l'olio la pancetta affumicata e il peperoncino che è facoltativo. Facciamo insaporire per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Posizioniamo la farfalla . Aggiungiamo la salsa di pomodoro. Il sale. E il pepe. E facciamo cuocere per 12 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Facciamo cuocere per 7 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta. La facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungeremo la panna da cucina, la pasta è quasi pronta. Facciamo proseguire la cottura per un altro minuto, sempre a 100 gradi, con l'antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, rimuoviamo la farfalla e trasferiamo la pasta in una pirofila. Abbiamo trasferito la pasta in una pirofila, adesso aggiungiamo la provola affumicata che avevamo precedentemente tritato. Amalgamiamo la pasta con la provola
Adesso completiamo con il prezzemolo. E se lo gradite, del parmigiano. Andiamo a impiattare. Pasta al fumo. Grazie e alla prossima ricetta.